e meno sicurezza. Perché meno sicurezza, basta guardare ogni giorno, rubano le case, nessuno non può essere tranquillo a sua casa, dobbiamo essere sempre chiusi alla sera. È addirittura lo Stato che batte in ritirata, come ha detto oggi il governatore del Veneto Luca Zaia. Più che una provocazione, nelle parole del presidente, uno sfogo dopo la quotidiana rassegna stampa mattutina. Furti che diventano rapine, scippi spaccate in negozi e aziende. Predoni all'opera, tanto da spingere Zaia a scrivere una lettera al ministro Alfano. La poca sicurezza dipende anche dal fatto che se il centro storico non è vissuto, eccetera, allora diventa tutto più difficile, cioè ti senti, sei più isolato. Una soluzione va trovata, dice ancora Zaia, che se la prende con i tagli del governo che costringono alla chiusura alcuni presidi di polizia. Ecco quale percezione di sicurezza ha una commerciante del centro di Treviso. Da commerciante penso che ho paura, anche perché viaggio con contante avendo tabaccheria. Da comune cittadino mi pare sia diminuita anche quella comunque. Ma guarda, sinceramente non vedo questi tagli così enormi. Credo che ci siano effettivamente degli aiuti da dare alle forze di polizia, soprattutto come mezzi, però che siano più distrattati di quello che sanno fare. Primi ma non ultimi effetti della spending review, dice Zaia. Regione e comuni, aggiunge, con le proprie polizie locali non possono farsi carico di questa situazione. Secondo me è sempre uguale. Sicurezza sempre uguale. Sempre uguale. Le P marocchini. Cosa dici? Le P marocchini, e qual è il problema?